Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso qualche settimana fa, quando vi ho fatto vedere nella presentazione di questa stampante super economica, ma con caratteristiche che vi permette di stampare davvero di tutto in maniera super semplice. E durante quel video vi avevo detto che poi avrei fatto un secondo video in cui vi avrei portato passo a passo a fare e realizzare la prima stampa, per farvi vedere quanto ad oggi nel 2020 è davvero semplice stampare con una stampante 3D, anche con una stampante economica. Poi nei prossimi video vedremo stampanti più costose, ovviamente per far vedere le differenze che ci sono, ma per iniziare, per chi non ha mai stampato e vuole comunque avere dei risultati ottimi, questa Longer LK4 Pro è davvero super. Attualmente su Amazon la portate via con circa 210 euro, cioè un prezzo davvero stracciatissimo, e una volta che avete finito di assemblare le parti ovviamente che non sono montate, con il tutorial che facciamo oggi siete pronti a stampare in tempo zero. Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo tutorial. Allora, voi avete montato la stampante è pronta. La prima cosa che dobbiamo fare è calibrare il piano. Allora, accendiamo la stampante. Un consiglio che vi do è, per fare la calibrazione, io vi consiglio di portare il piano a 60 gradi, di modo che di avere una calibrazione che va più o meno bene sia per materiali che non hanno bisogno del piano riscaldato che per materiali che hanno bisogno di un piano riscaldato a 60 gradi, come può essere il PLA, o per materiali che hanno bisogno magari di un piano più riscaldato tipo il PETG. Quindi, facendo una calibrazione con il piano a 60 gradi, il piano comunque si dilaterà e avremo una media di calibrazione che secondo me va più o meno bene sempre. Quindi, per prima cosa, entriamo in Utility, andiamo in Filament e andiamo a cliccare su PLA, però poi clicchiamo su Nozzle. Quindi il nozzle non si scalderà, quindi l'estrusore non si scalderà, perché in questo caso non ci interessa, perché adesso non dobbiamo caricare il filamento, quello lo faremo dopo e vedremo dopo come fare. Ma vedete che si sta scaldando il piano. Questo perché? Così il piano va in temperatura, si dilata, quindi il livellamento che andremo a fare sarà un po' adatto a tutte le condizioni, sia per i filamenti che hanno bisogno di un piano caldo, che altrimenti se lo facciamo sul piano freddo, poi quando andremo a stampare con un piano caldo la calibrazione non sarà più giusta, probabilmente avremo l'ugello attaccato al piatto, quindi una cosa che non va assolutamente bene. Perfetto, abbiamo raggiunto i 60 gradi, a questo punto usciamo da Utility e andiamo in Leveling. Vedete che abbiamo un quadrato, che sarebbe il piatto, con 5 punti, quindi andremo a cliccare sul punto 1, aspettiamo che l'estrusore si posizioni e scenda ad un punto di livellamento. A quel punto andremo a fare la calibrazione. Basterà avere un foglio di carta A4, quindi il classico foglio che usate per le fotocopiatrici o le stampanti. Dobbiamo far passare il foglio sotto all'ugello, ok? Quindi se il foglio non ci passa sotto tra l'ugello e il piatto, a quel punto vuol dire che l'ugello è troppo vicino. Quindi cosa facciamo? Dovremmo avvitare questa ruota, questo disco, mentre il foglio di carta avrà troppo spazio per muoversi, perché l'ugello deve sfregare proprio preciso, nel senso che dobbiamo sentire appena appena che tocca la carta, giusto per renderci conto che è vicino, ma non deve sforzare la carta nel muoversi. Quindi se l'ugello è troppo vicino, come in questo caso, basterà avvitare il disco qua sotto fino a quando il foglio di carta non passerà senza avere nessun problema. Vedete che il foglio di carta sfrega ma passa tranquillamente sotto all'ugello. A questo punto schiacciamo il punto 2. Ovviamente questa procedura non la dovete fare sempre, questo è proprio il primo avvio, la dovrete fare ogni tanto se vedete che la stampa si stacca dal piatto o è troppo pressata sul piatto, però normalmente se non fate cose strane alla stampante, questa stampante tiene bene il livello che andate a fare. Quindi punto 2, stessa cosa, non ci passa, vado ad avvitare, perfetto, poi facciamo punto 3. Punto 3 non ci passa, quindi vado ancora ad avvitare, punto 3 perfetto, poi punto 4, punto
punto 4 non ci passa neanche nel punto 4, quindi vado a avvitare anche la ruota qua dietro, perfetto, e poi facciamo punto 5, che è l'ultimo punto che ci interessa, ok? Vedete che anche nel punto 5, che ovviamente non possiamo regolare perché è la parte centrale, ma se avete fatto tutti e quattro i punti giusti, nel punto 5 ovviamente il foglio di carta passerà tranquillamente, ok? Un consiglio che vi do è magari ripetere subito la stessa procedura, quindi ricominciare dall'1, 2, 3, 4 e farlo un paio di volte per trovare il livello, secondo me, perfetto. Poi, una volta fatto questo, quindi piano livellato, che ovviamente vi ripeto si fa la prima volta quando l'avviate, poi solo in caso di necessità ogni tanto lo rifate, tanto avete visto che è semplicissimo, con questo display touch in un attimo avete fatto la livellazione del piano. A questo punto usciamo da utility e non ci resta che andare a caricare il filamento all'interno dell'estrusore, quindi andremo a fare filamento, poi clicchiamo su PLA, andiamo a disabilitare cliccando qua il piano, vedete che il piano è andato a zero perché in questo caso adesso non ci interessa che il piano sia caldo, ma ci interessa che solo l'estrusore sia caldo, quindi cliccando sul simbolo qua del ghiaccio disabilitiamo la temperatura del piatto, mentre vedete che l'estrusore si sta scaldando. Adesso aspettiamo che arrivi ai 200 gradi, cioè quelli diciamo classici per il PLA, perché noi abbiamo selezionato PLA, che poi è una temperatura che va bene per più materiali, il 200 gradi, però in questo caso ci interessa per caricare il filo PLA, ma anche se avessimo caricato, non so, il TPU, la gomma, avremmo cliccato sempre PLA, o anche se avessimo caricato il PETG, avremmo cliccato sempre PLA, non cliccate ABS perché va a temperature altissime ed è l'unico, uno dei pochi materiali che ha bisogno di temperature così alte, quindi non ci interessa mai, quindi aspettiamo che arriva a 200 gradi e carichiamo il filo. Ovviamente il filo io ragazzi vi consiglio, il mio consiglio è, se acquistate questa stampante, di acquistare il loro filo PLA Longer che trovate su Amazon ad un prezzo secondo me super accessibile, è disponibile in tantissimi colori, anche questo colore corallo arancio secondo me è davvero bello, sicuramente avete anche una stampante che è compatibile con quel filo, poi ovviamente potete caricarci qualsiasi PLA, se ne trovate di migliori che magari costano ancora meno ma vanno bene, però per iniziare io vi consiglio il loro PLA che va davvero bene e il rapporto prezzo secondo me c'è tutto. Quindi abbiamo praticamente raggiunto la temperatura, a questo punto non ci resta che andare a inserire il filo nel suo buchino qua dietro, cliccare questo morsetto, far passare il filo, vedete, tra l'ingranaggio e la ruota qua dentro, farlo scorrere dentro, vedete che il filo sta passando qua nel tubino, quindi possiamo anche spingerlo un po', sempre tenendo schiacciato però questa pinza, e mi raccomando, lo potete far spingere un po' voi a mano prima di dargli l'ok nel farlo caricare alla macchina, quindi lo spingete perché comunque il percorso è abbastanza lungo nel tubino di plastica, ok? A questo punto rilasciate, andate a cliccare su load qua, ok, e vedrete che qua sotto uscirà il filo di color corallo. Adesso sta uscendo il filo nero perché era il filo che già avevo, aspetta che la alzo un po' così vi rendete conto meglio, per farla alzare basta girare la vite qua dietro, quella, la vite senza fine qua dietro, la fate girare e ovviamente il braccio sale, non fatelo mai tirando sul braccio o spingendo giù il braccio, girate sempre la vite sia per farlo salire che scendere, ok? Vedete che il filo sta uscendo, adesso è tutto di colore corallo, quindi siamo pronti per fare la prima stampa. Quindi andiamo a cliccare su ok, così lui finisce di estrudere il filo, perché tanto adesso abbiamo fatto uscire la parte nera che era il filo precedente che avevo dentro. A questo punto tutto è pronto. La stessa cosa è al contrario, nel caso doveste cambiare filo, quindi cambiare colore, basterà sempre portare in temperatura l'estrusore, il piatto ovviamente no perché non vi interessa, e anziché fare load farete unload, il filo ovviamente verrà ritratto, quindi se ne andrà indietro, poi quando arriva in questa posizione più o meno
cliccate il morsetto sempre e lo aiutate a uscire. Nel caso sentite che è diventato duro, perché comunque davanti farà una pallina di plastica colata, quindi potrebbe far fatica a passare da qua, basterà schiacciare qua, vedete, viene fuori il tubino in plastica e questa, il filo, anziché farlo uscire di là, tenendo schiacciato sempre la pinza, lo fate uscire di qua, quindi la pallina non deve fare il passaggio per entrare dalla parte dell'ingranaggio e non rischiate che si incastra tutto, quindi in maniera super semplice. Nel caso potete anche svitare questo, che tanto è solo avvitato, ma se già sfilate il tubino e fate uscire il filo dalla parte di lì, una volta che è stato retratto fino a qua, non c'è nessunissimo problema, però schiacciate sempre, mi raccomando, la pinza qua sopra. Quindi adesso tutto è pronto, direi che possiamo vedere come caricare il file nella stampante. Quindi ragazzi, per prima cosa dovete andare a scaricare un software di slicer. Cos'è un software di slicer? In maniera semplice è un software che prende il file 3D, quindi il progetto 3D che andiamo dopo a scaricare, vi farò vedere dove, va inserito in questo software e questo software genererà il file CODG che va inserito nella stampante e questo file ovviamente avrà i parametri di stampa, cioè sia del filo, delle temperature, tutto in un file che la stampante ovviamente leggerà e si imposterà con quei parametri. Il più usato attualmente è Cura, perché si è sviluppato tanto, è diventato semplicissimo. All'inizio, quando ho iniziato a stampare, aveva un sacco di problemi, soprattutto poco intuitivo, molto macchinoso. Adesso è diventato davvero semplice, quindi andate sul sito Ultimaker Cura, scaricate, vedete, scarica gratuitamente, potete selezionare la versione per Windows, per Mac o per Linux, quindi scaricate la versione per il vostro tipo di PC che avete. Una volta scaricato non dovete fare altro che andare ad aprirlo. Una volta aperto dovete dirgli che stampante state utilizzando. Perché questo? Perché così lui vi caricherà i profili predefiniti di Cura per quel tipo di stampante, quindi sarà tutto ottimizzato per quel tipo di stampante. La Longer 3D non è inclusa in questi profili, ma c'è la Creative Ender 3 Pro, che praticamente, ragazzi, è uguale, quindi usate questi profili e stampate di bestia senza nessunissimo problema. Quindi basterà cliccare qua in alto a sinistra e andremo a fare aggiungi stampante. Nell'elenco che ci viene dato da Cura andremo a selezionare la stampante che vogliamo, il modello che vogliamo. Come vi ho detto, selezionate la Creative Ender 3 Pro, che è compatibilissimo con i suoi profili, con questa stampante. Dopodiché dobbiamo andare a selezionare il materiale che vogliamo utilizzare, andando a cliccare su materiale, poi selezioniamo generale. Vedete che ci sono tutti i materiali disponibili. In questo caso andremo a scegliere PLA perché è quello che gli abbiamo caricato. Nozzle lasciamo 0,4 mm e qua abbiamo già selezionato il materiale. Invece nella terza schermata, cioè nel terzo tab che abbiamo, possiamo dirgli la qualità di stampa, quindi se avere una qualità con gli strati molto sottili, quindi che rende il progetto davvero uniforme, che sembra quasi non vedersi le righe, o dargli invece delle righe più spesse, che però rendono la stampa un po' più bruttina da vedere, nel senso che è meno precisa, quindi si vede che ci sono gli strati, ma molto più veloce nell'essere realizzata. Quindi dipende cosa la dobbiamo utilizzare a fare, quindi in base a quello che vogliamo decidiamo. Se lasciamo 0,2 abbiamo comunque un livello che è un giusto compromesso, perché abbiamo qualità e anche velocità, quindi lasciamo 0,2. Qua lo riempimento dobbiamo decidere quanto plastica vogliamo che sia messa all'interno del prodotto, nel senso che il progetto può essere completamente pieno di plastica, quindi tutto riempito, o se no riempito con una percentuale, verrà fatto una specie di reticolo, quindi il progetto non sarà completamente pieno, questo sia per risparmiare plastica che per risparmiare anche tempo. Quindi in base a quello che dovete stampare decidete. Io di solito stampo col 20%, che è un giusto compromesso, poi qua basta provare quello che vi piace di più, poi potete stampare come volete, comunque la stampa verrà bene comunque, è solo magari dal punto di vista della resistenza del prodotto, in base a quello che è il progetto che dovete utilizzare. Poi abbiamo supporto vuol dire che andrà a creare dei supporti che vanno a tenere la parte. Supponiamo di voler stampare, che ne so, un albero, ai rami che fuoriescono dal tronco, è un esempio. Questi alberi, ovviamente la stampa non può essere fatta nel vuoto, fino a un certo punto la stampante riesce a stampare anche nel vuoto, poi ovviamente
è impossibile, cade tutto. Quindi vengono fatti dei supporti, quindi delle colonnine che tengono queste parti sporgenti, che dopo, ovviamente, una volta finita la stampa, le andrete a rimuovere perché vengono, diciamo, attaccate alla stampa principale in maniera molto sottile e semplice. Quindi poi andrete a romperle via e sarà una stampa perfetta. Adesione. Adesione, se dobbiamo stampare un prodotto che ha poca adesione sul piatto, quindi, che ne so, parte con una punta, quindi la punta farà fatica a aderire al piatto perché c'è poco, diciamo, appoggio. Adesione vuol dire che crea una base sotto a quella punta che dopo andrete a rimuovere una volta finita la stampa. Quindi questo è lasciando tutto preimpostato. Poi se fate personalizza, ovviamente potrete andare a modificare le temperature, tutto. Però se usate PLA e i profili Creative Ender Pro e usate il filo Longer, ragazzi, lasciate tutto com'è che vi viene tutto benissimo. Quindi a questo punto cosa ci resta? Non ci resta altro che andare a cercare il file da stampare. Quindi ci basterà entrare in Fingiverse, questa community dove tutti caricano progetti in 3D di ogni tipo, ogni genere, nella ricerca andare a cercare cosa vogliamo. Cercate sempre in inglese perché in italiano vi trova poco, quindi se cercate un prodotto cercatelo col nome in inglese. E c'è davvero, ragazzi, di tutto. Ovviamente è tutto gratuito qua dentro, quindi ve lo potete scaricare e lo potete utilizzare e stampare. Supponiamo di andare a scaricare dei mattoncini della Lego. Quindi scrivo Lego, ok. Vedete che vi trova davvero il mondo. Quindi a questo punto andiamo a cliccare su questi Lego Block e abbiamo qua, in questo file troveremo questi quattro mattoncini diversi. Basterà andare a cliccare su Download File. Dagli il tempo di scarica, vedete che sta per scaricare, anche perché di solito appare una pubblicità, perché essendo gratuito comunque almeno la pubblicità ce la devono mettere. Una volta scaricato lo troveremo ovviamente nella nostra destinazione di download. A questo punto non ci resta che riaprire il nostro software Cura, quindi andare a aprire il file che abbiamo scaricato, aprire la cartella file che troviamo all'interno del file che abbiamo scaricato, selezioniamo i quattro mattoncini, li trasciniamo. Selezioniamo i quattro mattoncini, li trasciniamo ed ecco che vedete che appaiono all'interno di questo piatto creato da Cura. Ovviamente possiamo metterne di più, adesso metto questi quattro, ma potrei trascinarne dentro ancora da riempire il piatto. Ovviamente state attenti perché il limite del piatto è dato anche da un limite sia della dimensione del piatto, ma anche proprio del segno che va a fare la stampante intorno al progetto. Lei si fa il primo giro intorno a tutto il progetto che è molto più largo rispetto ai mattoncini. Quindi se voi mettete dei mattoncini qua, ovviamente la stampante andrà a sbattere contro questi supporti che tengono il vetro al piatto riscaldato, quindi non esagerate nel allontanarvi verso il bordo, però ovviamente ce ne stanno molti di più di 4. A questo punto abbiamo impostato tutto, abbiamo creato tutto, quindi siamo pronti a stampare i nostri mattoncini Lego. Facciamo selezionamento, Cura sta creando il file, vi dice che ci vorranno 2 ore per stampare questi mattoncini con queste caratteristiche che abbiamo impostato e adesso ci dice dove vogliamo salvare questo file che andremo a poi inserire nella stampante. Io di solito lo salvo sul PC il file creato e poi lo sposto nella micro SD, però si può salvare direttamente nella micro SD, ognuno fa un po' come vuole, questo non è una cosa importante, quindi io vado a fare salva, lo salverò sul desktop, vado a chiamarli Lego 2, vado a fare salva. E adesso se io vado a vedere sul desktop, vedete che c'è questo file che si chiama Lego 2 G-Code, che è il file che dovremo andare a mettere appunto nella stampante. Quindi basterà andare a estrarre la micro SD che va inserita qua da parte, ovviamente io adesso sono un po' scomodo perché la stampante in teoria non sta qua. Quindi vado a prendere la micro SD, la inserisco nel lettore di micro SD del computer. A questo punto andrò a prendere Lego 2 e andrò a trascinarlo all'interno appunto della micro SD. La micro SD deve essere formattata in FAT 32, mi raccomando, che è il formato che viene letto tranquillamente dalla stampante. Quindi formattatela in FAT 32 e non avete problemi. Quindi trascinate il file all'interno della micro SD. Una volta che l'avete trascinato, facciamo espelli alla micro SD.
vado a prendere la micro SD, la vado a inserire nuovamente nella stampante. Ovviamente sto facendo tutto alla cieca perché l'ingresso della stampante della scheda è dall'altra parte, e qua ovviamente non è la posizione della stampante, normalmente non ce l'ho qua. A questo punto basterà andare a accendere la stampante. Nel nostro Super Display Touch, che è davvero secondo me fantastico, soprattutto per i principianti è davvero fantastico avere questo display, andremo su Print, qua in basso a destra, File, e andremo a cercare il file che abbiamo creato e inserito nella micro SD. Vedete Lego 2, vado a cliccarci sopra, quindi vado a fare Open, gli dico Yes e la stampante inizia a scaldarsi, quindi inizia a scaldare il piano. Una volta arrivati in temperatura entrambi, sia uno che l'altro, parte la stampa e dovete solo attendere circa le 2 ore del calcolo ipotetico, ma molto diciamo preciso di cura per la stampa. Quindi tra circa 2 ore il prodotto sarà qua pronto per essere utilizzato. Perfetto, la stampa è iniziata. Perfetto ragazzi, quindi il risultato finale che avrete è questo. Adesso i pezzi io li ho già staccati perché ovviamente è una stampa che avevo già fatto. Per andare a staccarli avete questa spatola che avete già trovato nella confezione per andare a sollevarli. Mi raccomando, prima di andare a staccarli aspettate che il piatto però si raffreddi, non fatelo col piatto caldo perché il pezzo col piatto caldo è attaccato in maniera davvero forte, quindi rischiate di danneggiare sia il pezzo che avete stampato che il fondo qua dove appoggia il pezzo. Quindi potete usare la spatola appunto che avete all'interno della confezione quando acquistate questa stampante, o io ragazzi utilizzo questo che è della Stanley, che si trova tranquillamente su Amazon, che è quello per grattare i vetri, perché ha la lama davvero molto più sottile, quasi come quella di un taglierino per intenderci, quindi va sotto meglio negli angoli ai pezzi che ho stampato. Quindi gli vado sotto un po' nell'angolo, poi lo sollevo facendo leva un po' a destra un po' a sinistra finché sento che va crack crack e poi si stacca, perché questo che vi danno, ok, è molato, è basso, però comunque non è bassissimo, ma un po' tutte le spatole non lo sono, sebbene questa è stata molata qua sopra. Io preferisco questo perché va sotto davvero bene e non si rischia di danneggiare niente. Costa pochi euro su Amazon, quindi davvero una cosa semplice. Quindi ragazzi, se il risultato che avete ottenuto è questo, poi potrete ottenere questi. Cioè, guardate, questi sono tutti mattoncini che ho stampato con questa stampante Longer, davvero tanti. Ovviamente riempite il piatto, ne fate stampare di più, li fate partire di notte, ma questo dei mattoncini è solo un esempio proprio stupido per farvi capire cosa si può stampare con pochi soldi, nel senso spendendo davvero cifre non importanti, si stampa tantissimo, anche cose per i bambini, giocattoli per i bambini, cose nostre, accessori, modifica qualcosa che abbiamo. C'è davvero tutto su Singiverse, questo community che è davvero piena di qualsiasi tipo di progetto. Quindi ragazzi, spero che questo tutorial su come fare la prima stampa, se acquistate una stampante di questo tipo, ma anche se ne avete ne acquistate un'altra, ovviamente con una così si parte davvero semplice, avete visto. Poi nei prossimi video vi porterò stampanti diciamo più impegnative, sempre stampanti ovviamente da casa, quindi stampanti per utilizzo domestico. Però per chi vuole iniziare con questa, avete visto che è davvero semplice e intuitivo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale come effettuare in maniera semplice la vostra prima stampa con questa Longer LK4 Pro vi è piaciuto, ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante stampe che faccio o cose comunque inerenti alle stampanti, non solo, comunque droni, voli, cioè praticamente di tutto quello che magari mi arriva da unboxare, tante cose. Seguitemi quindi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, per avere anche gli sconti magari anche su stampanti o cose di questo genere, o comunque tutto quello che riguarda la tecnologia. E ovviamente però ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!